Il Ruinon non fa più paura, o quasi. La frana attiva più estesa in Lombardia, che la scorsa estate ha messo in ginocchio la Valfurva con la chiusura totale della strada provinciale 29 del Gavia, da oggi è sorvegliato speciale del nuovo georadar della società svizzera GeoPrevent, utilizzato per la prima volta in Italia in occasione della valanga di Rigopiano in Abruzzo nel 2017. In collaborazione con l'Università di Firenze è installato sul versante opposto e collegato a due semafori pronti a scattare e interdire il transito sui 500 metri di carreggiata sottostante, il punto più pericoloso. Ritardo della posa dovuto al Covid e alla firma di ARPA che si è fatta attendere. L'impianto semaforico è stato installato nei mesi di giugno-luglio, ma con un po' di ritardo perché anche le vicende Covid ci hanno impedito che l'utilizzo fosse fatto prima, perché i tempi previsti erano la prima settimana di luglio. Ci sono stati dei ritardi e poi è stato siglato un nuovo protocollo che andava a integrare il precedente protocollo di gestione della frana, e tutti gli enti hanno dovuto sottoscrivere questo nuovo protocollo. C'è stato, diciamo, nel giro di una settimana è stato fatto qualche piccolo ritardo, ma sicuramente l'importante era arrivare a una definizione del tutto e rendere tutto molto più sicuro. Cosa cambia? Il georadar è più tollerante rispetto ai sistemi installati fino ad oggi. La criticità scatta quando i valori sono più alti. Va da sé che la strada d'ora in avanti verrà chiusa meno di frequente. L'amministrazione comunale è soddisfatta. Il georadar è all'avanguardia. Quando legge dei movimenti, aziona il semaforo rosso e invia segnale d'allarme a un pool di esperti incaricati del controllo, che si attivano da remoto per vedere se il movimento riguarda la zona rossa. In questo caso il geologo arriva sul posto. I tempi di attesa del ripristino del verde oscillano dai 30 secondi ai 60 minuti. Il comune ha chiesto l'attivazione di un display. Tutti gli enti preposti hanno all'interno del gruppo delle persone che seguono quotidianamente l'evoluzione della frana e gli eventuali allarmi. Per questo, tutto questo ci pone al riparo da eventuali problemi e ci rende, ripeto, più sicuri, che è quello che interessa soprattutto alla nostra valle e a tutto il territorio. Determinanti all'eliminazione del pericolo maggiore i lavori di incanalamento delle acque del torrente confinale da parte del Comune. ERSAF ha in mano il progetto per completare la captazione e il Comune pensa a una centralina idroelettrica. Siamo molto più tranquilli, continua Bellotti. Possiamo permetterci di accogliere con serenità il flusso turistico e quello della popolazione. Si sa, la frana è attiva, non ci resta che la prevenzione. In questa rientra il raddoppio del Vallo Paramassi entro i primi di ottobre, secondo convenzione con ANAS, cui a fine anno passerà la competenza della strada. Ma per una sicurezza totale ci vorranno 5 o 6 anni per la realizzazione del bypass idraulico e stradale. La Regione ha già stanziato 100 milioni di euro. In questo momento siamo in elevata criticità, però è uno scenario che ci permette e permette all'ente provincia gestore della strada di tenere aperto il transito, in quanto appunto con il georadar che fa monitoraggio continuo H24, perché ricordiamo che l'anno scorso avevamo aperto la strada con monitoraggio visivo, ma di notte non potevamo controllarla da parte dell'occhio umano, mentre col georadar si può tranquillamente transitare nel caso in cui ci sia semaforo verde.